14 dicembre 1911. Una spedizione guidata dall'esploratore norvegese Roald Amundsen raggiunge per la prima volta il Polo Sud, battendo sul tempo gli avversari inglesi guidati da Robert Falcon Scott. Formata da 4 compagni, 4 slitte e 52 cani, la missione norvegese riesce a superare la pericolosa banchisa di Ross, poi il ghiacciaio di Eiberg e a valicare infine la catena montuosa oltre cui è il polo.